Piazza San Prospero, centro storico. Siamo qui per raccontarvi di un ritrovamento molto importante, dei mosaici che sono stati scoperti durante gli scavi di rifacimento delle reti sottostanti la pavimentazione di questa piazza storica della città. I cittadini avranno la possibilità nella giornata di lunedì di sbirciare, di poter buttare l'occhio al di là di quello che è il cantiere per poter appunto vedere che cosa è stato ritrovato e la scoperta particolare di cui questa piazza ci ha raccontato. Nell'area prospiciente il sagrato della chiesa è stata rinvenuta un'area di sepolcri. Queste tombe erano strutturate alla cappuccina con mattoni di riempiego di epoca romana. Alcune erano già state manomesse, perciò dovuta a un'azione probabilmente proseguita nel tempo di apertura e richiusura per andare a deporre nuovi inumati. Le tombe quasi tutte sono state utilizzate soprattutto come ossari, perciò nella tomba più grande che abbiamo aperto all'incirca erano inumati una decina di individui. Soltanto i tre più superficiali erano ancora composti nel loro ultimo stato di deposizione. Dopodiché la tomba era stata chiusa con questo tetto, appunto detto alla cappuccina, utilizzando i mattoni spogliati molto probabilmente dagli strati inferiori dove si trovava questo edificio che ancora non sappiamo se è edificio privato o pubblico. Il mosaico stesso è stato tagliato da queste grandissime fosse di spogliazione in un'epoca che ancora non siamo riusciti ad identificare, ma potrebbe essere tra il tardo antico e l'alto medioevo, che avevano proprio lo scopo di andare a riutilizzare materiale edile che probabilmente nel periodo era carente. Dove questi tagli di spogliazione non hanno disturbato gli strati inferiori, abbiamo rinvenuto questo tappeto musivo ricoperto proprio dallo strato di abbandono, caratterizzata da un livello di bruciato molto consistente, forse dovuto a un incendio in cui erano crollate già parte dell'edificio, perciò abbiamo rinvenuto pezzi di legno, intonaco dipinto proveniente dai muri. E un particolare interessante è stato rinvenuto un disco di bronzo di circa 22 cm di diametro, probabilmente appartenente a una qualche suppellettile abbandonata nel corso del momento, insomma, di abbandono di tutto l'edificio. In occasione dei lavori di rifacimento della piazza in cui ci troviamo, Piazza San Prospero, la soprintendenza ha concordato già da tempo di fare alcune verifiche, approfittare di questi lavori per fare alcune verifiche della stratigrafia, cioè degli strati sottostanti quello di Calpestio, per vedere di trovare insomma dei dati, di ricostruire dei dati del passato di questa città. E devo dire che i risultati sono stati molto interessanti. Abbiamo aperto dei sondaggi più o meno agli angoli della piazza, seguendo i lavori di Ireti, e abbiamo rinvenuto strati di epoca medievale che sono stati campionati, sono in corso di studio da parte dell'università. Abbiamo rinvenuto, come noto, diverse sepolture in cassa costituita da laterizi romani, come anche in fossa nuda, in nuda terra, alcuni anche con dei particolari, diciamo, antropologici interessanti, che anche quelli saranno in corso di sono in studio. E poi, diciamo, il ritrovamento principale è chiaramente questo mosaico, questo bellissimo mosaico di epoca romana, di primo impero, fra il primo avanti e il primo dopo Cristo, che sicuramente, per via, diciamo, di alcuni dati e reperti che abbiamo trovato, faceva parte o di un edificio pubblico o di una grande domus. Compatibilmente con la sicurezza ci stiamo allargando per capire le effettive dimensioni di questo pavimento, che al momento misura sui 4 metri per oltre 5. Il mosaico, una volta che avremo terminato le ultime verifiche,
potrà essere eventualmente reso visibile in futuro se appunto il Comune vorrà accogliere questa ipotesi, ma per il momento la protezione principale che gli si può garantire è lasciarlo esattamente dov'è, coperto da un telo e da terreno pulito come si fa di consueto, e riseppellirlo per eventuali indagini future e per continuare, diciamo, a fornire alla nuovi dati per ricostruire la storia di questa città che stiamo saggiando in vari cantieri in corso.